Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi alcuni consigli per mantenere alto il testosterone. Sappiamo che amiamo allenarci, vogliamo ottenere risultati e riuscire a mantenere elevato il nostro testosterone a livello naturale è molto importante per riuscire a ottimizzare tutto quello che facciamo. Diciamo che chi si allena con regolarità, già gli ormoni rimangono più elevati e anche nel corso degli anni che passano mantengono, diciamo, un calo meno evidente. Quindi è proprio anche, diciamo, un po' un elisir di lunga vita, no? L'allenarsi, perché ha tantissimi benefici. Però oggi voglio darvi proprio alcuni suggerimenti per tenere sempre alto il testosterone a livello naturale. Allora, in primis, importantissimo avere nel vostro periodo di allenamento delle fasi di forza, potenza, perché si è visto che queste fasi in cui andiamo a utilizzare degli esercizi composti fondamentali, i multiarticolari, per intenderci come lo squat, la panca, lo stacco, le trazioni, hanno una gran facilità di creare una grande cascata ormonale a carico del testosterone, quindi sono un ottimo modo per riuscire a mantenerlo più elevato. Un'altra cosa importante per il testosterone è evitare di, diciamo, di gestire dei carichi di lavoro e dei tempi di recupero scorretti. Mi spiego, è importante il recupero, ormai l'abbiamo capito, che miglioriamo nel giorno di riposo perché il nostro corpo supercompensa. Le persone che tendono ad allenarsi troppo e non organizzano bene gli allenamenti, non riescono a gestire tutto questo lavoro. Tutto questo porta a un'elevazione di un altro ormone, il cortisolo, che va a contrastare il testosterone. Quindi, se date troppo eccesso all'allenamento, il testosterone può calare. Va sempre tutto programmato in funzione delle vostre caratteristiche. Da un punto di vista alimentare, per riuscire a mantenere il testosterone a ottimi livelli, è importante anche mangiare in maniera adeguata. Sappiamo che gli ormoni vengono prodotti a partire dal colesterolo, quindi i grassi sono fondamentali per mantenere un buon livello di testosterone. Come facciamo per andare a stimolare, diciamo, andare a reperire questi grassi buoni? Bene, possiamo andare a mangiare frutta secca, introdurre oli, ma anche ogni tanto le carni vanno benissimo, anche quelle con un po' più di grasso vanno benissimo, quindi le uova, il tuorlo in particolar modo, sono tutti alimenti che tendono a favorire comunque la produzione di colesterolo. Un altro importante anche sono le verdure cruciferie. Mi sono appuntato proprio che verdure come i broccoli, i cavoli, le rape, i cavolini di Bruxelles sono molto importanti perché stimolano la riduzione dei livelli di estrogeno, aumentando così la possibilità di tenere alto il nostro testosterone. Un'altra cosa importante sarebbe non andare in carenza di zinco, perché abbiamo visto che lo zinco è molto importante per avere un rilascio ottimale del testosterone, quindi cercate di prediligere anche alimenti ricchi di zinco, quali possono essere le noci, le castagne, le carni, il salmone, il fegato, eccetera. Comunque, se cercate alimenti ricchi di zinco, andrete a vedere quello che non è fondamentale l'integrazione, perché se avete già un'alimentazione ricca di questi alimenti, avete già tutti anche questi minerali fondamentali per il buon funzionamento del vostro organismo. Mi sono ancora puntato, importante anche la vitamina C, perché la vitamina C è importante perché riesce a controllare i livelli di cortisolo, no? Quindi anche questo, abbiamo visto che il cortisolo è contro il testosterone, quindi riuscire a mantenere sotto controllo il cortisolo è importante. Dove si trova la vitamina C? Beh, è semplice, la troviamo nel limoni, arancia, fragola, pomodori, diciamo che questi sono principalmente i frutti ricchi di vitamina C. Però se nel periodo anche che stiamo affrontando, anche perché la vitamina C è anche importante per mantenere elevate le difese immunitarie, volete integrare, potete comunque integrare, non c'è nessun rischio con questo tipo di vitamine. Questi sono, secondo me, gli aspetti importanti da tenere conto per riuscire a mantenere dei livelli elevati di testosterone. Ecco, ancora una cosa, riducete anche l'uso dell'alcol, perché si è visto che chi eccede con l'alcol fa calare i livelli di testosterone. Quindi è tutto importante, bisogna, a parer mio, avere una vita
sia di allenamento che di alimentazione equilibrata, tutto questo vi permetterà di far sì che il vostro corpo possa funzionare al meglio e mantenere, diciamo, elevati quegli ormoni che ci servono per star bene, per mantenerci in salute. Io spero che anche il video di oggi abbia potuto darvi qualche suggerimento importante. Come sempre, grazie per l'attenzione, spolliciate e ci si vede qua sul mio canale. Ciao!